nell'area di rigore del Napoli. Ma non si può fare. Quando termina fuori. Allora, diciamo certo. Agli amici, ci poteva stare, ma era ininfluente al 100%. Allora, Dennis, nel tentativo di andare a colpire il pallone, era terminato alle spalle di Marchetti, sì. Quindi lui era dietro il portiere del Cagliari. Quindi poi c'è stato questo piattone di Russotto, sì, quindi non credo che la posizione di Dennis possa considerarsi influente. Gol comunque annullato, peccato, era il gol del 3-1, il gol che dava al Napoli. Ma... la grande sicurezza. Aggravante. I nostri hanno festeggiato, tre dei nostri, in campo e fuori casa. Certo. Non ha fatto tirare, non ha fermato il gioco. Mano male, guarda, non è possibile che ci dobbiamo, ogni partita noi ce la dobbiamo arrabbiare. Vediamo Bocio. Forza Bocio. 47. Aggrediteli. Quanta fallaccio! Fallaccio! Quello deve mettere fuori. O lo caccia o entro. Quello deve mettere fuori. O lo caccia. Giallo, solo giallo. No, non è possibile. Fallaccio su Maggio. Me ne vado io, guarda, me ne vado. 47 e 30 secondi, passa il tempo, io ho un regalo dopo da farvi vedere, me lo sistemo, no, non me lo sistemo ancora, aspettiamo questi due minuti. Carlo, però quest'arbitro stava rovinando tutto. Allora, vi dico che fa un freddo cane, sì. Ma amici miei, a me il gol di Lavezzi ha messo addosso un calore. Un gol stupefacente. Stupefacente. Dici, ma chi l'ha bevuto un po' troppo? Fatelo bere e basta che segna. E finalmente siamo tornati al gol su calcio di punizione. E poi che gol, amici, non ve l'ho raccontato. Pallone nell'angolo alto alla sinistra di Marchetti, ma potente e preciso, imparabile la conclusione di Lavezzi. Dennis, buono. Dennis, limite, Dennis, mantiene palla, scambio con Dennis, va a terra! Fallo. No! Ma l'ha chiamato il fallo, incredibile! Cosa ha fatto? Ha chiamato il fuorigioco di Russotto. No, guarda dove tirano questi! Ma che ha chiamato? No, fallo di protesta. No, ha chiamato il fuorigioco. 48 surreale. E 40 secondi. Ancora un minuto. Un arbitro surreale. Aggrediamoli. Bravo Russotto, bravo. Aggrediteli. Bravo Russotto, un minuto alla fine. Basta, eccolo qua, mi dite che lo volete vedere, eccolo qua. Sì, vabbè, sì, c'è la luce, c'è la luce, si vede male. C'è l'Avezza. Fidatevi di me. C'è l'Avezza, è per noi. No, ma questo era regalo! Fallo laterale per il Cagliari. Attenzione, Cagliari era di rigore. Pallone dietro. È incredibile il pareggio del Cagliari. No. Era fuori gioco forse. Era fuori gioco, un fallo incredibile. No, non lo posso raccontare io. Non posso raccontarla. Non hanno buttato a terra il giocatore del Cagliari, potevano fare fallo. L'hanno lasciato solo, incredibile. Hai visto che significa regalare un pallo laterale, incredibile. Non so che cosa dirti, figlio mio. Si è sbracciato addirittura Reia, Reia. Ma che deve dire questo Reia? Non si fa così. Altra che rivoluzione del dovere. Ci dovevano credere, non lo dovevano far crossare. Hai capito? Fuori